La galleria che doveva salvare la città è diventata il magazzino delle canoe. Una distesa di sterpaglie e fango dove non si avventura nessuno, con i primi 10 metri utilizzati come ripostiglio delle barche dei bagnanti. Viene così descritto da Corriere.it lo scolmatore mai realizzato del Rio Fereggiano, un simbolo anni 80 della fallimentare prevenzione idrogeologica genovese. Il primo tragico avvertimento nel 2011 costò 6 vite. Dopo soli 3 anni la storia si ripete e all'alba di venerdì è già ora di fango e polemiche. Le accuse più gravi ai meteorologi dell'ARPA Liguria. Alle 18:10 un aggiornamento recitava: non sono attese criticità sui corsi d'acqua nelle prossime ore. Sulla regione era in vigore l'avviso meteo senza nessuna allerta da parte della Protezione Civile. Un'allerta mancata, trasformatasi nel grado massimo poco prima della mezzanotte, quando il Bisagno aveva già inondato il quartiere di Brignole e preso la sua unica vittima. E mentre il sindaco Doria conferma non ci avevano avvertito, le accuse dei genovesi rassegnati vanno proprio a quelle istituzioni comunali che non riescono a difendere la città. Ho visto il Bisagno che addirittura era pieno di ghiaia da partire dal mare fino in cima dove sfoggia il Bisagno, tutto pieno. E mi sono detto, dico, ma se per caso viene un po' d'acqua, che era tutto asciutto, se viene un po' d'acqua, qua chiude tutto e laga da tutte le parti. E infatti è successo. Un sistema di protezione è tutto da rivedere a partire dalle allerte fantasma. Possono semplici messaggi luminosi sulle strade, messaggi nel cuore della notte, salvare vite umane? È arrivato qualche tipo di allerta, qualche indicazione su quello che c'era da fare? La mezzanotte. Ma ieri sera invece ancora non c'era niente? No, allerta non ne hanno dato. Ieri sera l'ARPA aveva diffuso un messaggio di avviso, che non è assolutamente un'allerta, quindi ovviamente la gente non sapeva cosa fare, insomma. Chi dovrebbe allertare, inoltre, lavora con l'organico al minimo. La stessa ARPA Liguria possiede 15 dipendenti su una pianta che ne prevede 25. Le soluzioni strutturali per Fereggiano e Bisagno ci sarebbero e si chiamano canali scolmatori, condotti artificiali in grado di intercettare le acque dei torrenti per ridurne la potenza distruttiva. Per il Fereggiano, torrente killer del 2011, non si lavora più da Tangentopoli. Per il Bisagno i lavori sono fermi dal 2012 a causa di presunte irregolarità nella gara d'appalto insieme ai 35 milioni di euro assegnati per il progetto. Se ci aggiungiamo 107 rivi tombati su cui si è costruito di tutto, l'ultima marea di fango assume sempre più i connotati dell'ennesimo disastro annunciato.